qui tornata con un nuovo video tag. Si tratta di un tag che avete penso visto e rivisto su tantissimi canali, anche abbastanza vecchiotto. E però ho deciso di farlo perché insomma ho pensato, sono 3 mesi che sto sul canale e non ho mai fatto, diciamo, un video tag che parli un po' di me. Quindi ho deciso appunto di fare il tag, come avrete letto, TMI, Too Much Information. E insomma sono un po' di domande alle quali devo rispondere su di me. Ho fatto lo screenshot sul cellulare di tutte quante le domande e andiamo, insomma, iniziamo subito perché ho paura che venga un video lunghissimo. Domanda numero 1: cosa stai indossando? Allora, sto indossando questa magliettina di H&M, è una maglietta semplicissima a maniche tre quarti, rossa, con la particolarità di avere questa parte in pizzo sulle spalle. Semplicissima. Domanda numero 2: sei mai stata innamorata? Sì, lo sono attualmente. Domanda numero 3: hai mai avuto una brutta rottura? Sì. Domanda numero 4: quanto sei alta? 1,60 m. Quanto sei bassa più che altro? Domanda 5: quanto pesi? Non si chiedono mai queste cose, quindi io non risponderò. Quanto bassa? Anzi, direi non ben po' di più di quanto bassa. Domanda numero 6: qualche tatuaggio? No. Domanda numero 7, qualche piercing, a parte i buchi normali all'orecchio, avrei un secondo buco qui che però penso si sia mezzo chiuso, dovrei riprovarci. E poi ho il piercing qui al trago. Poi, domanda numero 8, coppia nella finzione. Coppia nella finzione e Meredith e Derek di Grey's Anatomy. Domanda numero 9, show preferito? Amici e uomini e donne, show proprio che impegnano molto la mente. Band preferita? Moda e Dear Jack, insomma, l'avete visto anche nell'altro video. Qualcosa che ti manca? Un pochino più di salute. Canzone preferita? Oddio, sceglierne una è difficilissimo. Però se devo pensare a una canzone che ogni volta che la sento mi fa venire i brividi è Someone Like You di Adele. Quanti anni hai? 23 e a dicembre 24. Segno zodiacale Sagittario. Qualità che cerchi in un partner, la prima in assoluto secondo me è la sincerità, la dolcezza e il farmi stare bene. Citazione preferita, un giorno senza sorriso e un giorno perso, l'avevo detta già in un altro video. Attore preferito. Preferito blu e rosa. Musica ad alto volume o basso volume? Assolutamente altissimo. Dove vai quando sei triste? Sul letto con l'iPod. Quanto tempo impieghi per la doccia? Allora, dipende. Se devo uscire di corsa, 10 minuti faccio tutto. 10 minuti mai, un quarto d'ora. Se so che posso prendermela comoda anche mezz'ora. Quanto tempo impieghi per prepararti la mattina? Stesso discorso, un minimo è mezz'ora. Se ad esempio è il sabato pomeriggio e so che posso prendermela comoda, è un'oretta. Un'oretta completa la doccia, a volte anche senza doccia. Hai mai fatto rissa? No. Per fortuna, no. Ho perso le domande. Eccolo. Cosa ti accende? Ecco, io qui non ho capito cosa intende. Cosa ti accende nel senso che mi. Cosa mi accende l'amore?
Cosa ti spegne e l'invidia della gente? Per qualche motivo hai aperto un canale YouTube, per condividere le mie passioni con le altre persone. Paure troppe, cani, ragni, gechi schifosi, il buio e l'altezza. Potrei continuare all'infinito con le mie paure. L'ultima cosa che ti ha fatta piangere? Una brutta notizia. L'ultima volta che hai detto ti amo a qualcuno? Stamattina. Il significato del tuo nome su YouTube è un significato molto profondo perché ci ho pensato molto e... Ma perché? No, è Laura Martone, il mio nome e cognome. In realtà all'inizio volevo mettere quello del blog Fashion and Life, però non so neanche perché poi è andato così con Laura Martone. Boh, ormai rimarrà così. L'ultimo libro che hai letto è Le 50 sfumature. Il libro che stai leggendo in questo periodo, l'ultimo libro delle 50 sfumature. L'ultimo show che hai visto, Uomini e donne prima. L'ultima persona con cui ho parlato è mia madre. Che relazione c'è tra te e l'ultima persona a cui hai scritto? Ho scritto per ultimo al mio ragazzo. Cibo preferito? Pizza. Pizza e pasta. Posto che vuoi visitare è New York. Ultimo posto in cui sei stata, se si intende un posto tipo città, Parigi. Hai mai avuto un incidente? No, per fortuna. L'ultima volta che hai baciato qualcuno stamattina. L'ultima volta che sei stata insultata? Forse prima da mamma perché avevo la camera in disordine. Gusto di caramella preferito? Fragola. Che strumento suoni? Assolutamente niente, sono super impedita in queste cose. Pezzo preferito di gioielleria? Assolutamente orecchini. L'ultimo sport che hai praticato? Non so se si può proprio definire uno sport, però un paio di anni fa ho dovuto smettere per problemi di salute e ho fatto un anno di salsa. L'ultima canzone che hai cantato? Forse una degli Air Jack. Favorite chat preferita, forse? WhatsApp? L'hai mai usata? Sì. Non so se era proprio così qua la domanda. L'ultima volta che sei uscita con qualcuno? L'altro giorno, mio ragazzo. Chi dovrà rispondere a queste domande dopo di te? Allora, taggo, perché penso non l'abbiano fatto, almeno credo. E Steffi Arrighi, Janice Hert, e Fedi Kitty e Crystal Makeup. Spero insomma che rispondiate perché trovo sia un tag carino per farci conoscere un pochino. Spero di avervi tenuto compagnia, di non avervi soprattutto annoiato. E fatemi sapere se avete qualcosa in comune con me, qualcosina così nei commenti. E ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!